Ringrazio il professor Benevolo, ritengo la sua illustrazione veramente interessante, anche perché qui noi siamo abituati più che altro ad affrontare temi molto tecnici e molto scientifici e non ci rendiamo conto molto spesso e volentieri che invece le problematiche, e anche quelle ambientali ovviamente, sono legate a ben altri e anche altri fattori, quali quelli che ci ha illustrato appunto il professore. Allora, purtroppo il tempo è tiranno, ci siamo dilungati, per cui io direi di procedere a un'altra presentazione, quella della dottoressa Viviana Lucia in merito alla pianificazione in ambito portuale e agli aspetti correlati alle procedure di impatto ambientale in tale ambito. Dopodiché propongo di fare un break per l'ora di pranzo e di proseguire la parte più tecnica di illustrazione del rapporto verso le 14:00, qui ci ritroviamo. Non ci sarà il servizio di streaming, però ci potremo ritrovare qui per completare la presentazione. Quindi direi che dopo questa presentazione ci fermiamo. Per quanto riguarda gli esterni, avviso che è possibile usufruire della nostra mensa. E niente, ci vediamo verso le 14:00 per finire la presentazione. Adesso passo la parola alla dottoressa Lucia. Riguarda la pianificazione e più che altro focalizzeremo le difficoltà della pianificazione in ambito portuale, senza la presunzione di dare delle soluzioni ai vari temi che saranno presentati. E questa pianificazione riassume anche il capitolo 5 che è inserito all'interno del report, dove trattiamo il rapporto che c'è tra pianificazione territoriale in area portuale e la valutazione ambientale dei piani e dei progetti che sono stati presentati alla Commissione VIA in questi ultimi anni e l'esperienza anche dell'ISPRA che ha affiancato la Commissione VIA ultimamente. E purtroppo ci vuole una breve introduzione normativa, ma soltanto per focalizzare su cosa ci soffermeremo, perché come ha detto Assoporti, la legge di riferimento è la legge 84 del 94 ed è in corso una revisione della legge in cui a noi interessa parlare del piano regolatore portuale, perché per noi è lo strumento principale di pianificazione. E ci sono anche strumenti, diciamo, a latere, che sono le varianti di piano regolatore o gli adeguamenti tecnico funzionali, ma queste sono delle cose, diciamo, più da settoriali. E un'altra figura da approfondire che ci serve da riferimento è il piano regolatore di sistema portuale, che è stato inserito come idea all'interno del piano strategico nazionale della portualità pubblicato nel 2015. Quindi gli strumenti a nostra disposizione al momento, diciamo, da approfondire sono i piani regolatori e questo piano regolatore di sistema portuale, che ha una visione un po' più ampia. E quindi il piano regolatore, che è un elaborato che si deve predisporre per tutte le aree portuali, affidato alle autorità portuali, è lo strumento di pianificazione, diciamo, principe delle aree, che definisce il porto come un nodo di una rete plurimodale di trasporto e merci e ne delimita e disegna l'assetto complessivo. E quindi il piano strategico nazionale, che è arrivato prima della riforma della legge e invece, come vi ho detto prima, ha introdotto un altro piano regolatore. Quindi vedremo adesso, quando la riforma della legge sarà pubblicata, che cosa succederà, quali saranno poi lo strumento che dovremo utilizzare. E per fare un esempio della complessità della pianificazione, prendiamo l'area di Venezia. A Venezia abbiamo in essere, diciamo, due strumenti, che sono il piano regolatore dell'area del centro storico della stazione marittima, che è stato elaborato nel 1908, e il piano regolatore di Porto Marghera del 1965, che come vedete sono abbastanza datati. Considerando che a Venezia non solo ci sono questi punti da pianificare, ma ci sono anche
ulteriori scali come il porto di San Leonardo e la stazione di Fusina, e più l'autorità portuale in questo caso ha la competenza su alcuni canali di grande navigazione, che sono il canale Petroli e il canale della Giudecca. E considerando inoltre che ad esempio nell'area lagunare esiste il sistema di navigazione promiscua, quindi le imbarcazioni sono sottoposte a regimi legislativi diversi a seconda se si trovano all'interno della laguna o all'esterno della laguna, oppure limitrofi alle aree lagunari che sono gestite dai comuni di Venezia e Chioggia, vi rendete conto che è un caos, diciamo, poter gestire con un piano regolatore unico tutte queste problematiche. E per Venezia è in elaborazione il nuovo piano regolatore, che si dovrebbe occupare di tutti gli scali, tutti i punti e la gestione quindi anche dei canali di competenze dell'autorità portuale. Però il piano regolatore è in corso, aspettiamo di vedere cosa succederà. E quindi, sempre parlando della figura del piano regolatore, quello che interessa, che abbiamo approfondito poi all'interno del rapporto, è il rapporto che c'è con la valutazione di impatto ambientale. Perché ad esempio anche nella riforma della legge 84-94 che è in itinere, si vuole enfatizzare e rafforzare il ruolo della valenza ambientale del piano. E come? Negli obiettivi della riforma è stato stabilito che il piano regolatore portuale deve essere sottoposto a VAS. Al momento invece è sottoposto a VIA, prima dell'approvazione finale da parte della Regione. E all'interno pure della riforma, un altro punto che abbiamo approfondito all'interno del rapporto è stata l'organizzazione dei servizi per i passeggeri all'interno delle aree portuali, perché anche il recupero della funzionalità delle aree limitrofe urbane, il fronte a mare, i luoghi di sosta, le passeggiate a mare, tra gli obiettivi della riforma c'è questo la nuova struttura, diciamo, del porto, che non deve essere più un ente fisico staccato dall'ambiente in cui si trova, ma ritrovare una fluidità, diciamo, un rapporto più fluido con gli abitanti e la città che la ospita. E quindi al momento la situazione è un po' complessa, perché il piano regolatore portuale è considerato un po' piano, un po' progetto, quindi secondo la proposta di revisione sarà sottoposta a VAS. E secondo la legge in corso invece deve essere sottoposta a VIA. Poi c'è stata una piccola variazione che ha deciso che solo per i piani regolatori portuali c'è la possibilità di una procedura coordinata via VAS, quindi al momento si possono fare tutte e tre le procedure in pratica. E purtroppo come procedura coordinata l'esperienza è stata fatta soltanto su tre porti, soltanto due sono state concluse, quella del piano regolatore di Trieste e quella del piano regolatore di Marsala. Del porto di Napoli la procedura risulta sospesa, perché poi l'autorità portuale non ha più mandato gli elaborati. Quindi all'interno di questa dell'approfondimento che riguardava la valutazione di impatto ambientale, abbiamo fatto un focus sui piani che sono stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale all'interno della Laguna di Venezia, perché sui progetti, voglio dire, non i piani. Perché i progetti? Perché in questo caso ogni progetto ha una sua idea di pianificazione di come della laguna, e quindi questo, vabbè, perché la Laguna di Venezia ha una situazione un po' particolare, come avete visto, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista da tanti altri punti di vista. Però alla fine, facendo un approfondimento sulle VIA, siamo riusciti a tirare fuori le idee di pianificazione che riguardano la Laguna di Venezia, sempre in attesa del piano regolatore, che è ancora, appunto, risulta in corso. Magari qualche collega avrà partecipato ai gruppi di lavoro dell'ISPRA che hanno riguardato il supporto ai progetti che riguardano la Laguna di Venezia, e poi comunque potete approfondire all'interno delle slide come ISPRA struttura il supporto alla Commissione VIA in genere per l'esame dei progetti.
Infatti all'interno del report troverete un approfondimento con la tipologia dei progetti, gli eventi amministrativi che hanno caratterizzato l'iter di ogni progetto, le problematiche ambientali che sono state trattate e gli impatti ambientali presunti derivanti dal progetto. E ISPRA è stata attivata praticamente su questi che vedete segnati nella slide. E se era possibile approfondire il documento di supporto dell'ISPRA, è stato esaminato, lo troverete all'interno del rapporto. Rifacendo l'elenco dei progetti e dei piani, ci sono anche dei piani, però ISPRA ha collaborato nelle fasi di scoping con le VAS, ho tralasciato l'approfondimento delle VAS occupandomi delle VIA. Come vedete nella cartina sono visualizzati, diciamo, i punti dove sono stati localizzati i vari progetti. Sono progetti chiaramente di interesse nazionale, perché ISPRA supporta solo sui progetti di interesse nazionale. La localizzazione è questa: i puntini che trovate questi qui sono quelli delle tre bocche della laguna, che sono la bocca di Porto di Lido, Malamocco e Chioggia, che sono elementi importanti per tutti i progetti che andremo ad esaminare. Perché quindi questi progetti diventano progetti che spingono alla pianificazione? Perché ognuno di loro ha appunto una visione logistica diversa della laguna. Però i progetti sono diventati così, diciamo, hanno questa valenza perché sono stati elaborati sempre nell'ottica dell'emergenza. E la prima emergenza era l'estromissione del traffico petroli dalla laguna, che diciamo è stato evidenziato negli anni. E poi nel 2012, dopo la tragedia della Costa Concordia, è stato fatto il decreto, noto appunto come Antinchini, che stabiliva l'allontanamento del traffico delle grandi navi dalla laguna di Venezia, perché il movimento delle navi da crociera al momento passa attraverso il canale della Giudecca, che è proprio interno al centro storico di Venezia. Quindi, come vedrete, adesso ci sarà una carrellata di progetti, ogni progetto la sua visione della laguna, e progetti che sembrano molto simili e che però hanno delle caratteristiche tecniche magari completamente diverse. E li abbiamo analizzati analizzando i decreti VIA e le loro prescrizioni a seconda delle varie fasi in cui sono giunti i progetti. Per quanto riguarda la caratterizzazione dell'ambiente che stiamo trattando, chiaramente siamo all'interno della laguna di Venezia, che ha delle valenze sia storiche che ambientali conosciute da tutti. Siamo andati, diciamo, a studiare alcune criticità che sono risultate comuni a tutti i progetti e che riguardano evidentemente l'occupazione dello spazio acqueo e la perforazione dei fondali per le eventuali fondazioni, e la movimentazione dei sedimenti inquinati, perché purtroppo diverse aree della laguna hanno degli sedimenti inquinati, quindi con le possibili variazioni idrodinamiche e la possibile torbidità che ogni fase di cantiere, fase di esercizio poteva stabilire all'interno della laguna, e anche la sicurezza e il rischio degli incidenti per i mezzi nautici, perché diversi progetti stabiliscono la navigazione comune insieme agli altri mezzi, per esempio i mezzi container o i mezzi petroliferi. E non ultimo, le interferenze con il funzionamento del MOSE, che è la struttura principale con le paratie che dovrebbe chiudere l'ingresso alla laguna, quindi a seconda del posizionamento dei vari progetti vedremo che ci sono delle interferenze notevoli. Dal punto di vista prettamente ambientale, ogni progetto ha la sua produzione di rumori marini e terrestri, di produzione di gas, polveri, scarichi idrici, rifiuti, chi ne ha più ne metta. E bioaccumulo, bioconcentrazione dal punto di vista proprio dell'ambiente lagunare, e l'impatto sull'avifauna, che è stato tralasciato da diversi progetti negli approfondimenti, e non ultimo anche l'inquinamento luminoso. E quindi il progetto più famoso che viene analizzato tramite l'analisi del decreto VIA è il MOSE. E vedete qui le palline, sempre sottolineato la posizione alle tre bocche della laguna. Il proponente nel 1997 era il magistrato delle acque di Venezia. Il decreto VIA ebbe compatibilità ambientale negativa nel 1998, però il decreto praticamente fu
non bocciato ma rimandato, perché esattamente riportava la dicitura: il progetto potrà essere riesaminato nel suo insieme o in sue parti sperimentali. Quindi il progetto del MOSE, che è conosciuto da tutti, presuppone la costruzione di schiere di paratoie mobili ai tre varchi della laguna. E la realizzazione dell'opera, infine, è stata avviata nel 2003, contemporaneamente nelle tre bocche di porto. E perché, nonostante appunto il progetto fu bocciato, ci sono state varie vicissitudini, alla fine le varie riedizioni e gli approfondimenti hanno portato al progetto definitivo, che è stato appunto la cui realizzazione è stata iniziata nel 2003. Perché infatti il primo progetto proprio iniziale fu elaborato negli anni 70, poi ci furono delle leggi specifiche per Venezia, degli approfondimenti. Quindi il progetto dal 2003 prevede il termine l'anno prossimo, nel 2017, al momento ha raggiunto l'85% di avanzamento. E la struttura della presentazione prevede la prima slide, che presenta il progetto con la sua visualizzazione, nella seconda le criticità ambientali che sono state evidenziate. E i problemi che erano stati, per cui il progetto era stato bocciato, riguardava il mancato approfondimento di temi come il disinquinamento della laguna, oppure le opere accessorie alle bocche di porto, la regimazione del bacino scolante intero dell'intera laguna e anche diversi, magari l'approfondimento dei modelli previsionali delle maree. E questo è il primo del progetto che è stato esaminato. Poi praticamente parte tutta una serie in questi ultimi anni di progetti per il terminal crociere relativi appunto all'emergenza Costa Concordia. Il primo progetto esaminato è stato presentato da un gruppo di progettisti esterni all'autorità portuale, non è dell'autorità portuale. E al momento si è fermato al parere di scoping alla commissione VIA, cioè non è stato mai presentato lo studio di impatto ambientale per attivare la procedura. Il progetto prevede un modo galleggiante a doppio fondo, lungo circa 600 metri, con moduli prefabbricati, che prevede l'accosto per quattro grandi navi. Il progetto, quindi posizionato alla bocca di Lido, prevede poi che i passeggeri sbarcati lì vengano trasferiti tramite mezzi più piccoli. E il collegamento, per esempio elettrico, è fatto con il cold ironing all'isola del Mose, che si trova alle sue spalle, perché siamo appunto posizionati alla bocca di Lido, dove è stata posizionata una delle strutture che riguarda il Mose. Come criticità, essendo la parte iniziale del progetto, non è stato approfondito il piano appunto dei collegamenti logistici per il movimento di questi passeggeri di sbarco e reimbarco per il raggiungimento del centro storico della laguna. E manca anche un piano di evacuazione del terminal, perché il terminal, essendo attaccato all'isola del Mose, come vedete, in eventuale caso di emergenza dovrebbe prevedere l'allontanamento dei passeggeri. E inoltre sarebbe ancora difficile, non è stata studiata bene l'interferenza appunto con il MOSE in funzione, perché se le paratie sono alzate e lo sbarco avviene da questa parte, la mobilità nell'area chiaramente è compromessa. E lo studio non prevedeva neanche un approfondimento sulle componenti natura e biodiversità, e abbiamo visto appunto che la laguna di Venezia è una delle aree per l'avifauna più importanti d'Italia. Un secondo progetto molto simile come posizionamento, sempre per terminal crociere, è stato proposto ancora adesso pure da un'altra società privata. Questo però è andato avanti nella procedura di VIA, perché è stato presentato, ha avuto una richiesta integrazioni e ha risposto alle richieste integrazioni dando due alternative progettuali. Questo progetto è leggermente diverso, come vedete, praticamente è sempre posizionato alla bocca di Lido, ha sempre il Mose alle spalle, una delle isole del Mose alle spalle, però è collegato alla penisola del Cavallino, che è il comune, questo che si ritrova a destra nel Lido di Venezia.
Questa struttura, anche questa, è modulare, componibile, reversibile in teoria, però ad esempio ecco, nelle alternative avevano richiesto che la lunghezza del pontile fosse ridotta, perché questo primo progetto prevedeva l'ormeggio di 5 navi, nell'alternativa è stato ridotto a 4 navi, ma essendo una struttura componibile il progetto pone la possibilità che si possa ampliare secondo richiesta in pratica. E questa è insomma una visualizzazione. Come criticità qui, le criticità abbiamo visto bene o male sono simili perché riguardano la caratterizzazione della laguna di Venezia, che è per tutti, insomma la situazione è quella. Però qui, visto che il progetto era andato avanti, si era sottolineato l'impatto sullo strato di Caranto, che è un paleosuolo diciamo tipico dell'area lagunare, e quindi diciamo l'attacco a terra della struttura in ogni caso diciamo ha un impatto notevole che deve essere approfondito. E anche qui il fatto che la struttura prevede l'attracco delle grandi navi e poi la movimentazione tramite mezzi più piccoli, tutto questo flusso, anche per gli approvvigionamenti delle navi crociera e tutto quanto, è stato approfondito, necessita ancora di una maggiore definizione. E il progetto, per esempio, questo prevede una parte del movimento merci, diciamo, approvvigionamento via terra, non solo via laguna. Quindi l'approvvigionamento delle navi esattamente avviene tramite la viabilità tradizionale della penisola del Cavallino. Un altro progetto di terminal, sempre di un gruppo di privati, e aveva proposto un nuovo porto passeggeri nell'area industriale di Porto Marghera. Anche questa è rimasta la fase iniziale, il parere di scoping, non è andato avanti in attesa appunto dell'approfondimento. Praticamente questo progetto prevedeva l'ingresso dalla bocca di Malamocco, che è questa più in basso che vedete, l'attraversamento del canale dei petroli, che è quello utilizzato da tutto il traffico industriale, petrolifero, container al momento, per raggiungere l'area di Porto Marghera, dove questo terminal diciamo era stato strutturato, realizzato nell'idea progettuale su alcune aree in dismissione industriale, con la costruzione di stazioni passeggeri su due piani lungo le banchine, terminal multifunzionali secondo loro, insomma, per poter essere utilizzati tutto l'anno. E questo, una volta sbarcati lì, i passeggeri dovevano essere trasportati alla stazione marittima di Venezia sempre tramite mezzi più piccoli, e questo progetto prevedeva anche la riqualificazione dell'area della stazione marittima del centro storico di Venezia, con funzioni portuali appunto minore, però con una riqualificazione dal punto di vista urbano residenziale, una cosa che appunto è rimasta ancora a livello di idea, non è stato approfondito. Questo progetto come criticità aveva prima di tutto la localizzazione all'interno dell'area industriale, dove ci sono delle aree da bonificare, è un sito di interesse nazionale per la bonifica, quindi la contiguità alla zona industriale pone problemi di sicurezza, chiaramente come rischio di incidenti rilevanti e altre cose. La tematica ambientale in un'area così fragile dal punto di vista ambientale, aggiungere ulteriore impatto atmosferico, ulteriore rumore, eccetera, appunto è rimasto a livello ancora di bozza di progetto. E chiaramente anche il fatto di il ridisegno delle banchine e l'attività di dragaggio necessaria per poter ampliare i canali e gli spazi di manovra pone delle problematiche piuttosto complesse. Un altro progetto, che però questo è stato presentato dall'autorità portuale di Venezia, riguardava lo studio e l'ampliamento del canale Contorta, perché come il progetto precedente questo prevedeva l'ingresso delle navi in laguna dalla bocca di Malamocco, che è quella sempre più a sud. Il percorso attraverso il canale dei petroli è una svolta a destra, chiamiamola così, prevista appunto con la risistemazione di questo canale Contorta. È ricalibrato, approfondito, ampliato in una cunetta da 100 metri per
appunto evitare il transito dal canale della Giudecca utilizzando il canale dei petroli, che però appunto, come vi dicevo prima, è quello utilizzato dal traffico commerciale e petrolifero. La procedura risulta sospesa perché l'autorità portuale ha deciso di bloccare il progetto in attesa di approfondimenti. E come criticità ambientali, anche qui c'era la difficile accessibilità nautica con il MOSE in funzione, perché l'attraversamento appunto della nave crociera con la chiusura della bocca di Malamocco è un problema da risolvere. La movimentazione di grandi quantitativi di sedimenti per lo scavo, perché il canale, che al momento esistente però deve essere ampliato fino a una larghezza di 100 metri, capirete quale quantitativo di sedimenti bisognava movimentare, e quindi anche delle possibili variazioni idrodinamiche notevoli, dato il transito in un'area lagunare che al momento invece è lasciata, diciamo, più tranquilla. E non ultima anche la commissione di diverse tipologie di traffici, perché appunto avevamo la commissione con il canale dei petroli e quindi il cumulo del traffico lagunare. E poi, siccome comunque con questo progetto la nave crociera doveva sbarcare lo stesso alla stazione marittima, il problema era l'attacco sempre delle navi crociere alla stazione marittima, deve essere per forza diciamo limitato, perché comunque le navi da crociera hanno raggiunto delle dimensioni che non possono essere più ospitate nelle banchine della stazione di Venezia. E chiaramente l'impatto acustico, vibrazionale e tutto l'impatto sugli habitat era un altro argomento da approfondire. E finiti i terminal passeggeri e l'obiettivo dell'allontanamento del traffico crociere, un altro progetto del Magistrato delle Acque di Venezia riguarda l'allontanamento del traffico petroli dall'interno della laguna all'esterno, e ISPRA ha partecipato anche all'analisi di questo progetto, si chiama Terminal Offshore. È praticamente composta da due terminal, un terminal petrolifero e un terminal container. La posizione è questa che vedete all'esterno della laguna. Il primo progetto era stato presentato anche qui nel 2004, ebbe un decreto VIA negativo. Poi è stato definito meglio ed ha avuto parere positivo. Al momento è in progettazione esecutiva. Sì, ne ho finito. Questo è l'ultimo progetto. Il terminal, queste sono le criticità, che è un po' diverse da quello perché è all'esterno della laguna, però diciamo le criticità alla fine sono simili, sempre per esempio la dispersione di sedimenti in ambiente marino non lagunare, e l'impatto che comunque anche lì i mezzi sbarcano al terminal offshore e ritornano poi dai mezzi più piccoli in laguna, per cui questo ampliamento del traffico rimane per tutti uguali. Questa è la slide finale, un po' comica, diciamo, perché come vedete ho posizionato i pallini in questo schema da battaglia navale, perché alla fine è quello, è una battaglia tra progetti di cui ognuno ha la sua visione della laguna, che sta lì, vedremo chi vincerà, perché non si è capito niente. Magari col piano regolatore portuale, che dovrebbe uscire a breve, risolveremo tutti i problemi, però era interessante vedere appunto come attraverso la valutazione di impatto ambientale si potevano studiare dei meccanismi di pianificazione e progettazione all'interno di una situazione particolare e famosa come quella della Laguna di Venezia. Grazie, buon pranzo. Grazie.